Senatore, quanti emendamenti ha presentato? 510.000 per il momento, per creare un muro figurativo, perché li abbiamo presentati in via informatica questa volta per non sprecare la carta, ma per mettere un freno a una riforma che mette a serio rischio la democrazia. Infatti, con l'applicazione di questa riforma si passerebbe da uno Stato repubblicano a uno Stato monarchico, perché chi vincesse con un solo voto le elezioni si troverebbe a governare il Paese col Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera, il Presidente del Senato, i membri in maggioranza della Corte Costituzionale e del CSM, e in più avrebbe anche in mano le varie authority di controllo. Quindi uno Stato di assoluta monarchia. In più, oltre a rendere inutile il Senato, e a questo punto tanto varrebbe veramente sopprimerlo, si cancellano regioni, province e comuni. Quindi è proprio un vero attentato alla democrazia, con i cittadini che non solo non potranno scegliere i loro parlamentari, ma non potranno neanche scegliere chi dovrà governarli. E quindi tanti emendamenti su cui far ragionare ad agosto il governo. Io sono disponibile a ritirarne 509.996, lasciarne solo 4, a condizione che la democrazia venga rispettata. Diversamente, per l'Aula ci saranno più di 1 milione di emendamenti. O discutono, oppure hanno perso tanti pezzi lungo il percorso di queste riforme, non hanno più neanche tutto il PD dietro. Mi chiedo se vogliono approvarli la Boschi e la Presidente Finocchiaro da sole le riforme. A proposito della Boschi e della Finocchiaro, le hanno già risposto in qualche modo alla sua provocazione? No, hanno fatto una replica quest'oggi in commissione, sulla base del quale io ho presentato gli emendamenti. Se ci fosse stata ragionevolezza da parte della Presidenza, io avrei presentato 4 emendamenti di merito per discuterne. Visto che invece la Presidente Finocchiaro è diventata più renziana di Renzi, io li ho presentati tutti. Quali sono questi 4 emendamenti? La eleggibilità del Senato, perché i senatori devono essere scelti dai cittadini e non all'interno delle varie regioni. Cosa serve il Senato, perché se è inutile tanto vale sopprimerlo. Le funzioni delle regioni, perché sono state private di qualunque tipo di regione, e le finanze delle autonomie locali, degli enti locali. Lo Stato continua a tagliare e proseguirà a farlo decidendolo da solo, dopodiché i comuni continuano ad aumentare le tasse, come è accaduto in 3 anni il 22%, per recuperare quello che gli è stato tagliato. Ma i comuni giustamente devono garantire l'illuminazione pubblica, la pulizia delle strade e tutto quello che sono i servizi ai cittadini. Non esiste che lo Stato continui a tagliare, poi rifacendo pagare 2 volte ai servizi ai cittadini, per cui il cittadino è già pagato.